Poco dopo il mulino San Ferdinando, percorrendo in auto, o meglio in jeep, un tratto e poi a piedi, si giunge alle cascatelle del Savuco, una delle maggiori sorgenti del torrente Landro. La sorgente Savuco permetteva, come testimoniato da alcuni uomini che hanno vissuto la giovinezza intorno agli anni 60, di gettarsi dalle cascate che si originavano e tuffarsi nei laghetti che si formavano a valle di essa. Inoltre, come raccontano invece le donne, in quelle acque veniva lavata la lana, oppure nelle sue vicinanze venivano raccolti gli oleandri che vi crescevano in abbondanza, affinché venissero fasciati e portati in chiesa nell'occasione della festa del Santissimo Sacramento per addobbare l'altare maggiore. Si potrebbe rimanere incantati nell'ascoltare le storie di donne e uomini di quei tempi che utilizzavano quei luoghi per incontrarsi e fare le loro attività quotidiane. Oggi, anche se non è più un luogo di incontri, si originano ancora, specie nei periodi di maggiore piovosità, delle belle cascatelle che offrono degli scorci fantastici. Impossibile passarvi davanti senza scattare una foto.